fatto il lavoro che volevamo fare, essere promossi in C, però la stagione continua, c'è ancora il playoff. I giocatori devono adesso pensare nello scudetto, ci sono obiettivi che dobbiamo passare prima dal C, il prossimo è lo scudetto e dopo del playoff pensiamo nella prossima stagione. Però, oggi sporchi. L'importante è questo, no? Sì, l'obiettivo importante, diciamocelo. Questo per programmare. Io parlo proprio di possibilità di programmare senza avere dover aspettare altre settimane. Quello sì ci aiuta molto, però dico anche per la valutazione dei giocatori, adesso giocheranno contro squadre forti che hanno vinto il loro campionato. Non sottovaluterei anche questo aspetto, poi giocheranno contro campioni del loro girone, per cui è diverso, è un po' come i playoff americani. No, è una buona opportunità per capire il nostro livello contro le altre squadre, come ha detto Massimo, per capire di più il nostro livello per la Serie C. Qual è stato il momento più bello di questa stagione per voi? Per me era il 4 aprile, quando abbiamo comprato. Anch'io 4 aprile, quando ho venduto. No, vabbè, devo dire che ci sono come sempre, lo sport è un po' lo specchio della vita, come sempre ci sono alti, ci sono bassi e diciamo che il fatto di avere avuto momenti tristi ci porta a gioire di più nei momenti buoni, per cui tutti noi abbiamo nel cuore la città, abbiamo nel cuore la squadra e vogliamo vedere il meglio possibile per questa squadra, ognuno con le sue idee e le sue capacità. Secondo me questo è il culmine di un lavoro che è stato fatto negli ultimi 2 anni e che ha portato a questo risultato, con prospettive, diciamo, con basi per il futuro che adesso verranno poi spiegate dalla nuova proprietà in modo molto chiaro, perché io sono sempre convinto che Michael in primis e tutti quelli che verranno saranno dei super professionisti e riusciranno a dare tutta quella chiarezza e quella direzione che la squadra avrà bisogno peggio quando giocherà in Serie C. Il Castro rimarrà il primo grande tifoso o avrà qualcosa in più? No, nel contratto c'è un abbonamento a vita, detto, però non so se me lo fa pagare o meno. È curva, se non mi comporto bene in curva. Con i punti, free upgrade. Visto che li vediamo insieme, continuerete in qualche modo a... Io sono sempre al di là delle battute c'è comunque l'ipotesi che tu possa restare in qualche modo, in qualche forma, in qualche... Guarda, quello che loro hanno bisogno io farò, non c'è problema, io sono disponibile per il bene che si vuole alla squadra, per il bene che si vuole alla città, volentieri, ne parlerò con loro. No, ma Massimo è sempre stato molto disponibile per qualsiasi domanda, per aiutarci, perché questo non è un lavoro che uno entra e il prossimo giorno sta andando. Prima di correre possiamo andare insieme prima, perché come ho detto tante volte c'è tanto da fare, non possiamo farlo senza capire gli obiettivi, quel lavoro che hanno fatto prima di noi, e sicuramente lavoriamo insieme. Ecco, c'è qualcuno alle sue spalle, no? C'è una proprietà, cioè avete già comunicato a qualcuno questo risultato di oggi? Secondo me tutti lo sanno già, in Indonesia non avete visto, c'è tutta la festa per le strade come a Coppa del Mondo. No, questa era la lezione del nuovo presidente. Ah già, è vero, ecco. Sì. Vede che ci ha detto che sono in Indonesia. O da Londra, forse a Londra. A Los Angeles, non mi ricordo, qualche parte nel mondo. Abbiamo tifosi in tutto il mondo, sì. Beh, veramente Como ha tanti tifosi in tutto il mondo, mi è capitato di incontrarne a New York, mi è capitato di incontrarne a Miami, mi è capitato di incontrarne... Oggi c'era un bel gruppo di Inghilterra che esatto. Mi hanno detto, sì. Sì, mi ha fatto un'altra domanda, se la proprietà è stata comunque già informata di questo risultato, se avete... Il consorzio è sempre informato di tutti i nostri siamo risultati. Nell'era della Twitter e di internet. Donald Trump mi ha detto i complimenti. Posso chiedere al ministro una valutazione comunque su questo primo risultato concreto, comunque
Veramente a dire, siete arrivati, c'è stato il sorpasso subito a Caravaggio, quindi diciamo è iniziata nel migliore dei modi, perché comunque ti ha fissato il Como, sorpasso. Come tanti tifosi mi hanno detto, l'unica cosa che devo fare io è portare la fortuna. Vabbè, spero di continuare di fare così, però alla fine c'è un lavoro anche da fare. Oggi era veramente una partita importante, perché abbiamo visto, secondo me, la vera squadra di Como, con ragazzi, con la voglia, con la capacità, e non era più di una squadra che vince il suo gruppo in Serie D, più una squadra che potrebbe andare bene anche in Serie C, questo è quello che ho visto oggi. Valutazioni, giocatori, allenatore, sarà ancora presto. Ancora presto, ma posso dire che io sono una persona con metodologico, sì, i risultati ci sono, vuol dire che c'è un lavoro che era fatto bene. Quando potremo sapere qualcosa di più sul progetto tecnico, sulle persone? Festeggiare un po', però non abbiamo pianificato qualcosa adesso, però c'è un lavoro da fare, ci sono tre settimane che siamo qua, c'è un lavoro da fare, la cosa adesso più importante è non disturbare la squadra che deve continuare, ci sono 3-4 partite che rimangono, che è da giocare. Sono in programma dei festeggiamenti per questo titolo oppure? Sì, non volevamo pianificare prima perché... Per scaramanzia. Sì, ma adesso facciamo qualcosa stasera, pensiamo qualcosa stasera da fare magari domenica prossima o... A Caronno? No, a Caronno no, o durante, magari chiediamo... diciamo qualche cosa alla città, ma coinvolgere un po' anche la città, vorremmo che anche tutta la città fosse partecipe di questo successo, cioè che la squadra sia un'espressione della città e viceversa, per cui io sarei per fare qualcosa dentro la città, cioè adesso non dico il pullman modello Real Madrid, perché forse sarebbe un po' esagerato per una promozione in C, ma qualcosa che comunica a tutta la città che Como c'è, la squadra c'è e vuole continuare su questo passo.